Buonasera e bentrovati a Poggio a Caiano in Forma, la nostra rubrica dedicata al comune di Poggio a Caiano. Poggio a Caiano che ha appena compiuto 60 anni. Il 14 luglio, anniversario della fondazione del comune, l'amministrazione comunale ha voluto celebrare questa ricorrenza insieme a tutti i poggesi con una grande festa. Noi c'eravamo. Il comune di Poggio a Caiano compie 60 anni, era infatti il 14 luglio del 1962 quando il Presidente della Repubblica decretò la fondazione del nuovo comune. E quindi festa grande questa sera per le strade di Poggio a Caiano, in tanti si sono radunati per celebrare questo importante anniversario e il gonfalone storico creato dal pittore Ardengo Soffici ha sfilato per le strade del paese insieme ai gonfaloni di tutti i comuni della provincia di Prato e anche della regione toscana. Poggio a Caiano non poteva, con la sua identità, con la sua carica di storia, 60 anni fa perdere l'occasione nel momento in cui i poggesi erano in maggioranza nel Consiglio Comunale di Carmignano di deliberare l'autonomia di Poggio a Caiano e prendere una strada propria. E oggi giustamente il sindaco Francesco Puccelli ha voluto una bella festa con tanta partecipazione e con lo spirito di una Poggio a Caiano così orgogliosa della propria identità. Un'identità, quella dei poggesi e della storia del nostro paese, che in realtà si perde nei secoli, fin dall'alto medioevo. Ovviamente la gran parte della storia del nostro paese la dobbiamo poi ai Medici che vogliono costruire qui la Villa Medicea, ma non soltanto, perché Poggio a Caiano è stato protagonista della storia d'Italia tra l'Ottocento e il Novecento e poi tutta, diciamo, l'epoca contemporanea e moderna, che ha fatto sì che da questa città prendessero in Italia una beata, la beata Margherita Caiani, ma anche importanti artisti come appunto Ardengo Soffici e un importante personaggio della storia che è Filippo Mazzei. C'erano anche il gruppo storico e la filarmonica di Poggio a Caiano, Giuseppe Verdi, che per l'occasione ha eseguito la marcia di Poggio a Caiano, l'inno del paese che era andato perduto dall'alluvione del 1992. Questa sera, grazie al lavoro importante fatto dalla Filarmonica Giuseppe Verdi Poggio a Caiano, è stato ritrovato, ricostruito la marcia di Poggio a Caiano, che nel 1962 l'allora maestro della banda di Prato, Pari De Lorenzini, regalò all'allora presidente del comitato per il comune autonomo di Poggio a Caiano, Bengasi, e all'allora capobanda. Quindi questa sera risuoneranno le note dopo così tanti anni della marcia di Poggio a Caiano. È stata anche l'occasione per conferire alle associazioni di volontariato e di protezione civile che si sono distinte nei difficili mesi della pandemia di Covid-19 gli attestati di civica benemerenza. Lavori in corso alla scuola media Filippo Mazzei. Approfittando della chiusura estiva del plesso, è in corso infatti la manutenzione straordinaria del tetto. Tra gli obiettivi dell'intervento c'è in particolare l'efficientamento energetico. È contro il caro energia e a favore dell'ecosostenibilità l'intervento di manutenzione straordinaria in corso al tetto della scuola secondaria di primo grado Filippo Mazzei a Poggio a Caiano. Nelle scorse settimane sono iniziati infatti i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della copertura dell'edificio, allo scopo di abbattere i consumi e insieme risolvere il problema delle infiltrazioni che interessava il plesso. Sono in corso degli importantissimi lavori di efficientamento energetico della struttura che interessano appunto il rifacimento del tetto, dove in questo momento stanno predisponendo l'installazione delle guaine di copertura e su cui poi saranno posizionati i pannelli di coibentazione e
a loro volta ricoperti con un'altra guaina. Quindi sarà fatto un intervento importante a doppia guaina che ci consentirà di risparmiare in termini di consumi sull'edificio e che ci consentirà anche di risistemare poi tutta la copertura della scuola, garantendo la massima funzionalità del tetto e dell'infrastruttura scolastica. Il comune di Poggio a Caiano da tempo ha intrapreso un percorso per rendere gli edifici pubblici più ecocompatibili. La scuola Mazzei è infatti già dotata di pannelli fotovoltaici, ma il nuovo intervento consentirà di abbattere ulteriormente consumi ed emissioni. I pannelli solari già da diversi anni sono presenti sul tetto non solo della scuola Mazzei, ma di diverse nostre strutture pubbliche, perché c'è l'attenzione e la convinzione dell'amministrazione per fare tutto il possibile per garantire il massimo dell'efficientamento energetico e del risparmio, soprattutto dei consumi, che come sapete purtroppo in questo periodo sono una grossa voce molto, molto dolente a causa, insomma, degli eventi internazionali che interessano tutte le famiglie, interessano anche Poggio. Pari a 180.000 euro il costo dei lavori, finanziati interamente con risorse statali. L'intervento della Mazzei ha richiesto un investimento di circa 180.000 euro, che appunto sono stati finanziati tutti con risorse esterne nell'ambito del percorso di recepimento e di appunto intercettazione di tutte le linee di finanziamento aperte che ci possono aiutare a intervenire sul nostro territorio senza gravare sulle casse del comune. L'intervento sarà concluso entro settembre, in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico. Le tempistiche dei lavori sono coordinate appunto con i tempi necessari per la ripresa dell'anno scolastico, e non è un caso che i lavori siano partiti già ormai da un paio di settimane, proprio per impattare il meno possibile sull'attività didattica, che ricordo fino alla fine di giugno ha visto l'edificio occupato per gli esami conclusivi. Quindi subito ai primi di luglio, appena possibile, siamo partiti con i lavori e contiamo di chiudere prima della riapertura dell'anno scolastico. Sono passati 4 mesi dall'apertura dell'appartamento per il co-housing a Poggio a Caiano dedicato ai ragazzi con disabilità, e per questo l'amministrazione comunale ha promosso un incontro per far conoscere questo progetto e tutti gli altri progetti dedicati alla disabilità alle associazioni, alle famiglie e ai cittadini. A 4 mesi dall'apertura a Poggio a Caiano dell'appartamento per la coabitazione rivolto alle persone con disabilità, l'amministrazione comunale ha organizzato un incontro per riflettere sull'importanza del co-housing per promuovere l'autonomia delle persone con disabilità dalla propria famiglia nell'ambito del Durante e Dopo di Noi. L'appuntamento è per venerdì 29 luglio alle 18 all'Osia Pistica Le Buche, con Come a casa tua, le porte del co-housing si aprono. Il 29 luglio sarà l'occasione per festeggiare insieme, ma anche per condividere i progressi e i percorsi che abbiamo fatto in queste settimane, in questi mesi all'interno dell'appartamento, ma anche per raccontare ancora di più e meglio non solo i percorsi che ci sono attivi per tutti i ragazzi anche con gravi disabilità, e quindi un aiuto, un sostegno per le famiglie, ma anche per condividere e parlare insieme di quelli che sono i passi che dovranno essere fatti e compiuti nell'ambito appunto di questa legge affinché venga applicata nella sua completezza, e questo lo vogliamo fare insieme alle famiglie, alle persone, alle associazioni e alla popolazione di Poggio a Caiano. I colori di Elisa, questo è il nome dato all'appartamento in memoria di una giovane poggese scomparsa, ha aperto le proprie porte lo scorso 29 marzo, grazie all'impegno della Società della Salute Area Pratese e del Comune di Poggio a Caiano,
che ha messo a disposizione, incomodato d'uso gratuito, l'alloggio gestito dalla cooperativa Humanitas. E in questo momento ci sono due ragazzi, Fabrizio ed Elisa, che sono molto contenti e a cui piace fare questo percorso. Poter vedere questi ragazzi con gli operatori, ovviamente, che si occupano di loro in giro per il territorio, essere riconoscibili, essere aiutati in qualche modo perché frequentano i negozi, magari vanno a mangiare una pizza oppure semplicemente a prendere un caffè. È un po' come dire: guarda, tutti ci prendiamo cura anche di te. Il progetto è stato rifinanziato dalla Regione Toscana, un sostegno che consente di proseguire il percorso per dare un futuro sereno ai poggesi con disabilità e alle loro famiglie. La Regione Toscana è molto sensibile sul tema e quindi, grazie al contributo che ogni anno eroga proprio a queste progettualità, noi riusciamo a dare sempre più gambe e continuità a questo progetto. Cosa vorrei per il futuro? Vorrei che le famiglie potessero avvicinarsi alle istituzioni con speranza, perché si può lavorare insieme, perché è possibile riuscire a rimuovere tutti gli ostacoli che purtroppo sono discriminanti, e questa è una realtà di fatto, per poter consentire alle famiglie e ai ragazzi di sviluppare il più possibile e appieno la loro personalità, la loro identità e la loro diversità. Questo appuntamento con Poggio a Caiano in Forma è tutto. Vi aspetto alla prossima puntata, come sempre su TV Prato. Grazie per averci seguito e buona serata.